Beh, per farlo ricordare ai nostri telespettatori potremmo dire è il mago della sabbia. Sì, lui racconta una storia molto bella, la cui metafora è che con la magia è possibile portare la vita anche nel deserto. Ed ecco quel fiore che sembrava morto e che invece lui farà rivivere. Riusciva a farlo germogliare e creerà una produzione incredibile di petali che resteranno sospese a mezz'aria. Sto dicendo troppo? Ops. Il suo numero straordinario potrebbe diventare il campione assoluto. Dipende dalla giuria. Certo. Taglio per colpire la giuria. Ah, quello dei cerchi, ora mi ricordo.
sta avvicinando al finale e la sparizione di questo cerchio è forse uno dei pezzi di magia più belli che abbiamo visto in questa settimana. Dal solido alla polvere alla sparizione. Tempesta di sabbia.